Ci siete tutti, avete fatto benissimo perché adesso siamo col secondo ospite della nostra giornata e diamo il benvenuto a Simona Guidarelli. Buongiorno Simona. Buongiorno, buongiorno. Allora, Simona Guidarelli è il sindaco di Pergola. Esatto. E l'abbiamo voluta invitare come ultimo ospite della prima stagione. Insomma, ci tenevamo perché avevamo fatto un tentativo, ma erano periodi turbolenti, traffico, eh, tempo brutto, insomma, un po' impegni, <ride> impegni amministrativi. Insomma, eravamo riusciti con Pergola solo a fare un collegamento a online distanza, a distanza, via, che poi non era venuto neanche benissimo. Insomma, e allora ci voleva la presenza di Simona, ci voleva qui in studio. Noi abbiamo conosciuto il sindaco eh, un anno e mezzo fa, in occasione di un nostro speciale. Eh, che abbiamo fatto a Pergola per uno degli appuntamenti di cui parleremo anche dopo, sì. della festa del tartufo sì, per la fiera, e del, tartufo, e la fiera sì. del tartufo. e In quell'occasione, insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Allora, ho detto: no, no, mh, ho conosciuto tanti sindaci proprio con l'occasione di eh, Casa Rossini, e invece, quelli che avevo già conosciuto da prima eh, non, non possono mancarmi, <ride> vi dovevo cui... venire a trovare, esatto, ci ho tenuto, ci ho tenuto. Allora, Simona, guardiamo subito il rito del Librone, sì. il nostro personale. Nata il 20 aprile, io mi sono messi con il segnalibro e il, il giorno della sfida al mondo: PEM, <ride> i nati il 20 aprile hanno delle sviluppatissime doti di leadership. Quindi. Beh, io non dico niente, una forte spinta interiore dirige costantemente verso l'alto questi dinamici individui orientandoli verso la realizzazione degli obiettivi, successo e potere. Essi però difficilmente si accontentano di progredire in prima persona e cercano continuamente di mettere sulla retta via anche la loro famiglia, l'azienda e il loro gruppo sociale. I valori di gruppo rappresentano una vera priorità per loro. Sembra scritto apposta, invece ho letto tutto pari pari. Ti dico anche, non so se lo sai già, che il tuo giorno... Ha quattro nascite importanti: eh, una è Jessica Lange, attrice eh, attualmente ancora in attività, ma famosa per film un po' del passato come Il Portino suona sempre due volte, una è Miro, una è Napoleone III. E l'altro è Adolf Hitler. <ride> no, non lo sapevo. Non sapevi di Adolf Hitler? <ride> no, sì. io sì, lo sapevo. <ride> Questo è l'unico. <ride> potente, ispirata, entusiasmante. Sono i pregi. Insomma, dai, abbiamo fatto un bel quadretto col quale adesso possiamo <ride> cominciare a raccontarci un po' le cose che vogliamo raccontare tra di noi, ma soprattutto far sapere ai nostri telespettatori a casa. Allora, Pergola, 6000 abitanti in calo demografico. Sì, purtroppo quello del calo è un problema molto sentito nel, nella nostra città, nel nostro paese. Eh, la popolazione è prevalentemente anziana e i giovani purtroppo spesso decidono di, di rimanere fuori, eh, di andare a vivere fuori. Ecco, quindi questo è un problema molto, molto grande che sicuramente va, va affrontato, non è semplice, è un problema diffuso, non è solamente certo. il nostro, no? è comunque eh, molto diffuso nelle aree interne soprattutto. Però ecco c'è un'estrema necessità di, di, di creare condizioni migliori affinché le persone possano venire a vivere nei certo. piccoli centri ma anche... Per trattenere quelli che invece vanno ma agganciarsi a fuori. un po' a questa cosa, a questa moda del momento eh, anche favorita dal, dal problema del COVID. No? Il COVID ha dato la possibilità a tanti di capire che si può lavorare da casa, sì. eh, qualcuno sta cominciando a farsi un ragionamento, quelli che una volta erano uno sparuto manipolo di quelli che chiamavano i nomadi digitali che addirittura esageravano. Andavano, io ho un mio amico che è andato in Thailandia, insomma, voglio dire, non c'è bisogno, si può andare <ride> anche, anche a pergola, <ride> voglio dire, si può arrivare anche eh, solo a pergola. Agganciare questo tipo di trend? Questa è una cosa che molti piccoli borghi stanno cercando di fare ed è sicuramente molto valida. Nel nostro territorio c'è il problema comunque di non avere ancora dei supporti tecnologici, di non avere ancora delle infrastrutture tecnologiche abbastanza efficienti. Da noi si stanno adesso, si sta provvedendo ecco, a stendere i cavi della fibra, per dire. Quindi il, in tutto questo periodo il problema dei collegamenti è stato veramente grande. Noi abbiamo sia il problema dei collegamenti fisici, comunque... Strade e, e infrastrutture certo. insomma, che creano dif notevoli difficoltà, ehm, perché anche solo per arrivare ecco, alla costa, per chi si sposta giornalmente per lavoro, comunque i tempi sono lunghi, sono lunghi le strade non sono ottimali, quindi questo rappresenta sicuramente un, un ostacolo in più a continuare a vivere nell'entroterra c'è da migliorare c'è da fare anche dal punto di vista appunto tecnologico perché per, eh, per lavorare lì, per rimanere lì sia da, per quanto riguarda le aziende sia per quanto riguarda i privati no, a cui tu ti riferivi c'è bisogno comunque di ottimi collegamenti La Pergolese no, è una di quelle vie che si sente ogni tanto tutte le vie che, cominciano, che finiscono a Ese sono sempre un po' turbole la Pergolese, <ride> la Montelabatese, la Marechiese sono tutte strade insomma che ci, ci fanno pensare a qualcosa di complesso no? perché Il probabilmente fattiposo. sono vie di grande scorrimento che attraversano eh, sì, dei centri umani, è... sono vie lente quindi eh, di conseguenza esatto. quindi sono le, apprezzate da chi viene magari in vacanza, da camperisti, mi è capitato più volte che camperisti che venissero a Pergola eh, percorrendo appunto la pergolese no, da Marotta risalendo. Ehm, apprezzassero proprio il territorio, le colline circostanti, quindi certo. percorrono la strada e hanno modo di apprezzare <ride> sì. il territorio, però ovviamente per chi ci vive e deve muoversi per lavoro, quella strada... Faccio una, è una battuta, molto soprattutto se hai dietro un camper, vi girano avanti. Se è dietro un camper, eh. <ride> è dietro camperista che guarda il panorama, quello che deve arrivare all'appuntamento di lavoro, insomma, è un non è po tanto difficile. Tanto Sicuramente il, il fatto di, ecco, di riuscire a, ad avere dei collegamenti migliori con la costa, con certo. alcuni punti in particolare, è una cosa è un obiettivo insomma molto difficile ma che sarebbe importante raggiungere per tutto il territorio interno bisogna lavorarci, bisogna lavorarci intanto nel frattempo voi non vi siete fermati eh, con il covid, non eh, avete solo fatto qualche piccolo aggiustamento ma la stagione turistica estiva è alle porte e voi siete pronti insomma sì, 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 il covid devo dire che in questi primi due anni del nostro mandato insomma del nostro operato ha condizionato fortemente tutta quella che è stata la vita amministrativa, cioè sostanzialmente quelli... non hai fatto in tempo a insediarti eh, che sì. di lì a qualche settimana eh, beh, qualche mese, diciamo, qualche mese, qualche mese. ecco, a parte i primi sei mesi, insomma sei, otto mesi, eh, però poi il Covid ha fortemente condizionato tutto. Ehm, oltre agli aspetti proprio sanitari, prettamente legati alla, alla sanità, ma anche tantissime altre attività, banalmente anche da assunzioni che erano in corso, che invece sono state molto rallentate e che eh, per noi erano invece fondamentali, mh, attività amministrative comunque che si sono complicate, allungate, quindi tutto è stato fortemente condizionato. Abbiamo cercato in questi due anni comunque di mantenere fede in qualche modo a quello che avevamo annunciato, a quello che avevamo proposto quando ci siamo eh, candidati no, per amministrare Pergola. Una cosa in cui io credo fortemente, in cui credo molto, è proprio che ci sia la necessità di operare su due binari paralleli, quindi contemporaneamente pensare a migliorare. Eh, anche nelle piccole cose, la vita dei pergolesi, la vita dei cittadini che si trovano tutti i giorni ad avere delle piccole certo. difficoltà. Ma ehm, nello stesso tempo progettare, pensare qualcosa che a tempo più lungo no, sul medio e lungo periodo possa portare dei benefici. Perché altrimenti, come dicevamo prima, la cosa da cui siamo partiti, lo spopolamento è tanto, esatto. le difficoltà sono tante e tra qualche anno poi ci troveremo ancora peggio, no? con, esatto. con problemi ancora più grandi. Seguendo questo fronte abbiamo cercato di appunto mh, portare avanti quello che è il progetto delle Tinte, che è il nostro progetto diciamo, principale più a lungo termine, ma contemporaneamente non, non tralasciare tutta quella che è la manutenzione, ad esempio, delle strade o, o piccoli interventi che possono essere eh, necessari proprio per parte, anche so, a volte solo per parte della popolazione, ma che comunque eh, sentono fortemente una, una necessità, un'esigenza. In tutto questo anche il, il, il pensare al, agli, alle iniziative, alla stagione estiva, al, alle manifestazioni principali. Purtroppo molte sono state riviste, lo scorso anno anche annullate a causa del, dell'emergenza sanitaria in corso. La stessa fiera del Tartufo a cui facevi riferimento lo scorso anno sin da inizio settembre, quando ancora comunque sembrava sarebbe stata possibile, ancora non era proprio impossibile. Sì, non era esploso ancora il, sì, sì. quella che hanno chiamato seconda ondata. La insomma. seconda ondata sì, e ancora a livello di, di decreti diciamo, questa cosa non era proibita, non era limitata. Abbiamo deciso comunque fin da subito di annullarla perché non sarebbe stato opportuno, da una parte, sia per una questione di, di coscienza, diciamo certo. così, no? vista la situazione, eh, dall'altra anche perché, essendo alla 25esima edizione, eh, una manifestazione di una certa tipologia, con un certo format, insomma, con certe caratteristiche, è anche bene riuscire a metterla in atto con quelle caratteristiche. Certo. E quindi abbiamo così l'anno scorso deciso di. Mh, di fermarla, di stopparci per un anno e quest'anno abbiamo continuato a lavorare appunto a questa venticinquesima edizione rivista con tutte le, le, le limitazioni, le restrizioni dovute al, al Covid e in autunno, in ottobre, ecco, incrociando le dita che esatto. tutto andrà per il meglio, ci auguriamo tutti che sia così, eh, saremo pronti per questa nuova edizione, in particolare l'assessore Santelli al turismo sta, sta seguendo l'organizzazione e nei giorni scorsi anche è stata a Roma, a, a Laci proprio per una, una, una convenzione un accordo ehm, per un'iniziativa che farà parte comunque della fiera legata all'ACI quindi con il loro patrocinio, con il loro supporto a livello nazionale insomma stiamo lavorando parecchio su questo fronte. Io mi ricordo che era, ero rimasto colpito da quest'idea di diluirla in tre domeniche no? sì, questa... eh, mantenete sì. la formula e la mantenete sì. anche su tre domeniche? Sì, allora la, la formula la manteniamo, è, è nata così molti anni fa e, inizialmente avevano provato a fare anche il sabato in alcuni casi insomma i fine settimana, in realtà poi si è stabilizzata diciamo sulle tre domeniche e manteniamo questo format, stiamo lavorando però ancora non so se riusciremo mh, ad una quarta data, ad una ah. quarta domenica vista la particolarità della venticinquesima certo. edizione, però ancora non, certo, certo, certo. non ne siamo certi e invece, a fine giugno c'è questo 75 anniversario del ritrovamento dei bronzi, sì, perché sì, ricordiamo sì. che Pergola è famosa anche per i bronzi che sono sì, conservati: i bronzi nelle, dorati, nel museo. dorati. di Pergola, grazie. appunto, sono stati ritrovati. Abbiamo la fortuna di custodirli nel nostro museo, sono stati ritrovati nella frazione di Cartoceto di Pergola. e A fine giugno ricorre proprio ecco questo anniversario molto particolare. Noi, già quando eravamo in minoranza, prima di arrivare ecco a, in amministrazione. Um, al settantesimo avevamo comunque allora come associazione politico-culturale organizzato un piccolo convegno delle iniziative sollecitato la regione a suo tempo affinché intervenisse a sostegno del, del nostro museo quindi ci eravamo già attivati sin da allora adesso essendo no, proprio amministrazione um, ci è sembrata insomma un'occasione certo. da, da valorizzare da, da cogliere per porre ancora di più l'accento sul nostro museo, quindi in questo caso in particolare l'assessore alla cultura Mariani sta lavorando con la soprintendenza per ehm, un incontro, un convegno che si svolgerà più avanti nel corso dell'estate. Ma già a fine giugno avremo delle iniziative proprio ecco, a, a segnare questo, a ricordare questo anniversario molto certo. particolare. Tutto sommato, diciamo, rispetto a un'idea come una sagra che vede nella ipotesi di più gente possibile il suo risultato ottimale, eh, lavorare sul museo invece è più semplice anche in ambito covid perché comunque sì. i musei prevedono numeri diversi, sono più facili eh, i numeri da contingentare, si può fare ricorso anche al digitale, voi avete fatto qualcosa sì. anche nell'ambito della possibilità di fare visite virtuali, cose di questo genere? Visite virtuali vere e proprie al momento no, il nostro museo aveva un sito internet ancora, un sito internet molto datato, da, da molti anni attivo, però rimasto eh, poco aggiornato e quindi lo stiamo aggiornando. Lo stiamo facendo ecco nuovo, eh, non è ancora pronto, nei prossimi mesi sarà certo. pronto. Una visita virtuale vera e propria al momento ancora non è fattibile, non è prevista. Però comunque tutto quello che è eh, tutti quelli che sono gli strumenti, diciamo così, di, di promozione no? a livello digitale da poter utilizzare tramite i social o comunque tramite la, tramite la rete sono un tema sul quale stiamo lavorando. Abbiamo nei mesi scorsi eh, effettuato un video, commissionato un video promozionale non solo del museo ma di Pergola in generale. Per il quale siamo, abbiamo fatto una prima parte di riprese nello scorso autunno, e adesso nel mese di giugno faremo una seconda, una seconda parte. Proprio perché c'è la necessità di avere materiale promozionale da utilizzare prevalentemente ecco, tramite internet, mh, perché ormai la maggior parte del, del turismo, la maggior parte della promozione si muove da lì, non solo, ovviamente rimangono certo. anche canali tradizionali, però molto si muove da lì. Collegandomi al Covid mh, ti volevo dire che l'anno scorso, appunto l'estate scorsa. Nel 2020 abbiamo avuto dei numeri al museo maggiori rispetto a quelli delle precedente, precedenti proprio certo. perché come dicevi tu ecco nonostante le difficoltà e tutti i problemi legati al, al potersi muovere al poter fare turismo come in passato. Nei piccoli centri, nei piccoli borghi come i nostri, magari visite più corte, non, non no, molte giornate, però le visite anche in giornata o solo nel fine settimana sono state molto frequenti. Quindi ecco, fortunatamente i numeri sono, sono stati molto positivi e anche sullo slancio di questo, durante l'invernata abbiamo lavorato molto per far sì che anche in quest'estate possa essere certo. altrettanto. Questa è una domanda che faccio spesso e soprattutto la faccio a chi ha un punto d'osservazione privilegiato, come può essere un sindaco, come può essere un assessore, come può essere anche il titolare di un'azienda importante, cose del genere. Eh, tu pensi che la, la pandemia eh, lascerà, oltre che eh, ovviamente molta, molto dolore, molta tristezza eh, per, per, per chi non c'è più e tutto il resto. Lascerà anche sprazzi di positività su qualcosa, su qualche miglioramento, su qualcosa che abbiamo capito, che magari forse senza questo non, non saremmo riusciti a capire, o perlomeno non in tempi così brevi? Ma guarda, eh, sicuramente sì, io credo che la pandemia ci ha costretto eh, intanto ad utilizzare ad esempio dei, dei mezzi, ad utilizzare la tecnologia anche per uh, cose positive, per certo. migliorare un po' le nostre abitudini in alcuni casi, eh, ci ha costretto forzatamente, no? perché adesso le tantissime riunioni, tantissimi incontri che si fanno a distanza, a volte anche troppi, insomma <ride> no? si, si abusa un po' diciamo, di questa modalità perché è estremamente comoda. Viceversa ci ha permesso di scoprire degli strumenti che magari non utilizzavamo appieno, non sfruttavamo appieno, no? siamo stati costretti e, e nell'emergenza dobbiamo essere bravi a eh, mantenere poi passata l'emergenza, a mantenere e valorizzare quelle, certo. quelle funzioni, diciamo quelle modalità che per noi possono essere positive. Mm, certo a, anche riguardo ai luoghi possono esserci riguardo al, al nostro modo di vivere i luoghi, al nostro modo di, di vivere il tempo. Ci possono essere delle cose positive che dovremmo avere la capacità di portarci dietro, perché c'è stata questa grande riscoperta degli spazi aperti, degli spazi meno affollati, quindi non solo le grandi città che debbono tornare sicuramente a vedere no, numeri molto elevati, molti turisti che le frequentano, perché è giusto che sia così, ci mancherebbe, non voglio dire che non bisogna no, frequentare le grandi città d'arte, ci mancherebbe, però è stato molto bello anche riscoprire i luoghi più nascosti. Luoghi meno affollati come possono essere quelli dell'interno, anche della nostra regione? Quello che, però, non potrà mai restituire è il la tecnologia, è il profumo del tartufo, eh, che <ride> pervade eh, pergola nelle giornate, appunto, della fiera. Della fiera sì. E anche il sapore e il profumo del vino dell'altro sì, sì. della, dell evento importante che voi avete, no? Sì, il, un, il prodotto, un altro prodotto tipico ecco, principale del nostro territorio è sicuramente il vino. Abbiamo la fortuna di, portare, di avere il pergola Doc che porta nel nome no? il, il nome parte, della scusa, nostra Mi città. viene in mente adesso. No? Sì. La pergola è, è, è cioè io, sì, io sì, la, pergola la, la, la pergola me la vedo, me la vedo co, co, pergolato. Co, esatto, pergola, vedo un pergolato con i grappoli d'uva. Eh, sì, eh? sì, sì. Quindi il vino è sicuramente un prodotto che caratterizza estremamente il nostro territorio. Storicamente da noi. Un appuntamento importante dell'estate pergolese era la festa del vino, organizzata dalla Proloco sempre nel corso degli anni, non tanto dall'amministrazione, però ecco, è, è stato insomma, da, da molti decenni un appuntamento che ha caratterizzato l'estate pergolese per cui molti conoscevano appunto Pergola l'anno scorso anche qui non si è potuto far certo. nulla quest'anno lo stesso non sarà possibile fare una vera e propria sagra, non, non avrebbe senso eh, però comunque ecco qualche appuntamento magari più piccolo, magari più particolare comunque a, a ricordare insomma il nostro vino a fare promozione al eh nostro certo. vino ci sarà sicuramente sarà, anche la fase del vino l'anno scorso avrebbe fatto 50 anni sarebbe arrivata alla cinquantesima edizione quindi purtroppo ecco questo 2020 ci ha fatto saltare degli appuntamenti importanti eh, però mm -hmm. si riprendono perché si comunque, comunque <ride> sì, l'aspetto sì. celebrativo è vero che è più bello quando casca nell'anno giusto sì. però diciamo che è un pretesto per poi costruirci sopra una Qualcun narrazione altro, sì. per cui la narrazione si può costruire e, e ci sono e, tutti i motivi per farlo anche eventualmente un anno dopo o due anni dopo l'abbiamo visto cioè hanno spostato le Voglio dire, non sì, è che sì, sia, sì, sì, no, ci si può fare. Eh, questo Pergola Doc è un eh, punto di riferimento importante. Esce anche un libro sul eh, vino sì, di Pergola. Sì, c'è un libro a cui si sta lavorando, mh, edito da una casa editrice, dalla Kellerman, che è una casa editrice veneta. E, insomma, non ti dico adesso no, granché, no, no. lasciamo un po' di curiosità, certo. però ecco, mh, eh, abbiamo collaborato. In questo caso, il, il vice sindaco Ilaria è quello che ha collaborato maggiormente all'edizione all diciamo alla stesura ecco, di questo libro eh, se, ne, se ne è occupato Franco Tonelli ad esempio che è un, uh, no, uno degli storici diciamo delle storiche cantine comunque di Pergola quindi esperto sicuramente e varie persone, lega un po' la storia al, al vino, È una cosa particolare non è solamente sul vino è molto collegato alla storia della nostra città e sarà pronto ecco, a breve quindi per l'estate contiamo di presentarlo, ecco, proprio magari di abbinare le due cose e cogliere l'occasione per ricordare questo quest appuntamento importante della festa del vino e collegarlo in questo caso all'uscita all del libro. Ho notato che nomini spesso eh, i tuoi assessori. Eh, sì. Senti forte lo spirito di squadra della, della Giunta? Ma sì, sì, sì. Noi siamo. Io credo che siamo proprio una bella, un bel gruppo, una bella squadra. Siamo riusciti anche in questi due anni, appunto, nonostante tutte le difficoltà. Ad organizzarci bene, a suddividere bene un po' quelli che sono gli argomenti che mh, toccano principalmente un assessorato piuttosto che l'altro, che toccano anche gli interessi di ognuno di noi, no? perché comunque il nostro lavoro. È fatto di, di una quotidianità, eh, di, 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 di cose che, che non ti aspettavi, anche perché comunque, come dicevo, il Covid ha stravolto tutto, quindi ci siamo trovati tutti ad affrontare, io soprattutto, ad affrontare problemi a certo. cui non avremmo mai pensato. Mai, Però il bello è anche portare parte del proprio essere in questo lavoro, quindi magari per predisposizione, per lavoro, per esperienze precedenti, ognuno di noi può avere una caratterizzazione piuttosto che un'altra, no? può essere più portato certo. a seguire... Alcuni argomenti piuttosto che altri. E quindi sì, ecco, ognuno si è ritagliato uno spazio importante, sta seguendo argomenti e temi che poi confluiscono comunque in un lavoro sicuramente di squadra. A questo punto mi, mi, fai, mi fai pensare che, non volendo, siccome è venuto così spontaneo, non volendo, non ho citato allora l'altro assessore al bilancio all'Unèk, che lo stesso è molto prezioso per noi. Um, soprattutto ecco, per tanti anche altri arg argomenti che segue, ma per tutta la parte che riguarda ovviamente il bilancio, che non è una cosa semplice da seguire, piccoli comuni come i nostri hanno veramente certo. tante difficoltà e far quadrare tutto. Um, Riuscire a portare avanti anche tante iniziative, tanti piccoli lavori che sembrano scontati perché in un paese sembra scontato provvedere a fare gli asfalti, provvedere a tenere bene le strade, provvedere insomma, a fare tanti lavori. In realtà non è sempre tutto così semplice, certo, quindi certo. il lavoro è. Il bilancio è grande. poi tra l'altro in fase di approvazione in questi giorni. Sì, no? il bilancio lo approveremo lunedì e sì. e poi ecco dall'avanzo, come purtroppo spesso avviene. Eh, non, non avendo grandi disponibilità prima per mettere in previsione molti lavori, dall'avanzo poi uscirà, insomma, quella, que, quelle, usciranno quelle cifre a disposizione, appunto per poi provvedere ad alcune necessità che ci sono in Paese. Ecco, una, una, una forte attenzione da parte nostra c'è cioè sempre stata per quanto riguarda le strade appunto, la manutenzione delle strade sia, da parte no sia tramite ecco, il lavoro dei nostri operai, dei dipendenti comunali sia tramite interventi esterni anche con l'avanzo quindi provvederemo sia ad effettuare degli asfalti nel capoluogo, nelle zone più centrali che ad effettuare degli interventi con ditte esterne invece nelle strade bianche nelle strade più di campagna paesi come i nostri hanno territori molto ampi quindi tantissimi chilometri certo. di strade le difficoltà sono tante, ecco, e chi vive in, nei territori anche un pochettino più lontani dal centro, eh, purtroppo spesso ha molte difficoltà, invece è giusto che a loro si ponga un'attenzione maggiore. Questa è una cosa che ci hanno insegnato i tuoi colleghi, mi hanno insegnato e che io cerco di insegnare ai nostri telespettatori: cioè che voi eh, siete custodi di un territorio che spesso viene attraversato anche nell'inconsapevolezza. Per cui, io prendo la macchina, devo andare da un'altra parte, passo lì, non mi rendo conto che quella strada invece è custodita e mantenuta da, 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 da chi amministra eh, quel comune, sì, quel territorio. Sì. Si tende sempre a pensare solo al numero di abitanti, invece, l'estensione territoriale è un altro dato fondamentale. Sì. Che poi è quello che costa, insomma perché e gli abitanti costa, sono sì. quello che in, in qualche modo è più tangibile è, è più, no? e poi tutto sommato l'abitante attraverso le piccole tasse comunali porta qualcosa, invece il territorio costa e basta. Insomma. Costa e basta, come dicevamo prima, poi gli abitanti diminuiscono quindi le difficoltà sono eh sempre certo. maggiori, ma i costi legati all'estensione territoriale rimangono. E I custodi veri e propri, io credo, siano proprio anche gli abitanti, cioè il fatto di, ehm, di ripopolare queste zone interne. Eh, credo che sia fondamentale anche proprio per continuare a mantenere vivi questi territori, ma non solo vivi nelle occasioni in cui ci sono delle manifestazioni, degli eventi o comunque vivi perché devono essere pieni di persone e basta, ma proprio perché così le stesse campagne, le stesse strade, i campi, se pensiamo no, a, tutto, a tutto il lavoro degli certo. agricoltori. È l'occasione per continuare a mantenere, a custodire appunto questi territori. Cioè, più l'interno si spopola e più il territorio rimane non custodito, e quindi più problemi poi rappresenterà. Pensiamo solo anche ai tanti problemi che oggi avvengono con le piogge, cioè è, tutto poi, è tutto un po' collegato certo. secondo me, ecco. quindi questo, questa forte attenzione a ripopolare le aree interne, noi tra l'altro siamo anche come amministrazione, eh, abbiamo anche mh, volontà di, mh, stiamo cercando di rientrare nella prossima programmazione del progetto SNAI, del progetto nazionale delle aree interne, proprio perché crediamo che questi interventi siano fondamentali per territori come i nostri. Stavo pensando a una cosa mentre prima mi parlavi delle strade, in Italia ci sono circa 8.000 comuni, erano 8.100 una volta adesso con, le, con i comuni con le fusioni. Con le fusioni. Eh, ci sarà un comune uno dove non c'è nessuno che si lamenta perché ci sono le buche? Secondo me no, vero? no le, le no. buche sono la costante sono di tutti i comuni, non c'è niente da fare. Sì, cioè, sì. Dove c'è una strada c'è la buca, rendiamoci conto per forza di cose, per cui va bene. Eh, io sbirciavo qui perché mi ero preso un po' di appunti nella nostra chiacchierata, ma penso che più o meno eh, in realtà c'era qualcos'altro. l'ampliamento. Della palestra eh, sì. di cui mi avevi parlato, qualcos'altro così in chiusura proprio al, al volo in chiusura, sì. sì. Eh, a parte ecco la forte attenzione, come ti dicevo, per, per, per le strade, ecco, per la manutenzione. Eh, un altro progetto importante al quale abbiamo lavorato lo scorso anno è l'ampliamento della palestra e il fatto di poter arrivare ad avere un vero e proprio palazzetto. Che sarebbe opportuno, che sarebbe necessario, ecco, sia per lo svolgimento di tante attività sportive, quindi a sostegno delle associazioni sportive che ci sono, ma anche per tante altre occasioni a livello sociale. Ecco, è una struttura che sarebbe molto importante. Abbiamo provveduto al progetto, abbiamo partecipato ad un bando, stiamo lavorando insieme alla provincia ecco, per arrivare a questo risultato, ancora non. No, non, non posso dire di essere arrivati a compimento, ecco, però mh, sono fiduciosa perché siamo sulla buona strada e spero presto di riuscire a, ad annunciare, diciamo così, ecco, a, mh, a chiarire il fatto che in, in tempi ragionevoli dovremmo arrivare appunto a questo nuovo palazzetto che sarebbe secondo me una, una, una bella realtà per Pergola, per il tessuto sociale insomma, certo. ecco, e locale. Un'altra cosa che volevo dirti, che ho dimenticato prima riguardo alle manifestazioni, se, se posso sì. aggiungere, oh, abbiamo no. parlato della seria del tartufo, del vino, dei bronzi, eh, volevo accenna, fare un, eh, un piccolo accenno a un festival che eh, non è direttamente organizzato da noi come comune ma che sosteniamo come amministrazione e che abbiamo patrocinato. Un festival che si svolgerà a luglio, Alter Art, che è dedicato all'arte, alla danza, al teatro e parla moltissimo di inclusione. Quindi, ecco, credo che sia veramente certo. meritevole di, di attenzione, e sarà nella prima, nella prima metà di luglio e quindi ecco, potrebbe essere anche questa l'occasione sì, ecco, per riscoprire Pergola sotto un'altra veste Pergola non, è solo, eh, non, non, non parliamo solo di, di cultura, non parliamo solo di, di gastronomia ma certo. ci sono tante altre attività, tante altre occasioni proprio per venirci a trovare è bello che da una parte ci siano comunque associazioni che si attivano e investono eh, la loro attività sul territorio e dall'altra che l'amministrazione segua queste cose sì. e sostiene Stenga, no? Vuol dire che c'è eh, il famoso diciamo pubblico-privato funziona insomma in questo caso. Sì, sì anche qui guarda devo dirti che il Covid ci ha un po' limitato in quello che pensavamo di fare, in quello che, che erano insomma, i miei intenti iniziali, perché c'era forte forte l'esigenza di ricompattare un po' la comunità, di sentirsi più uniti. Ci sono moltissime associazioni da noi, molte associazioni attive nel volontariato, molte associazioni sportive. Purtroppo spesso c'è un po' una dispersione, c'è un po' un un non um, quello che manca, insomma, è, è un'unione, è un tavolo comune, è un punto di unione tra tutte. E, ed era una cosa che ci eravamo proprio ripromessi a inizio mandato, poi anche qui il Covid con. Certo. Um, L'impossibilità di vedersi no, in tanti, di vedersi frequentemente, eccetera, ha un po' rimandato tutto questo. Abbiamo cercato con un piccolo segnale, ad esempio, lo scorso Natale abbiamo fatto un calendario insieme alla Proloco di Pergola, soprattutto in cui abbiamo coinvolto poi tutte le associazioni, anche in maniera marginale, però un piccolo segno per dire: facciamo tutti parte della stessa comunità, no. è bello fare qualcosa insieme, è bello costruire qualcosa insieme. Io credo poi che le cose più grandi si costruiscano passo passo goccia dopo goccia no? partendo dalle piccole quindi già avere delle occasioni per ritrovarsi insieme per, per fare qualcosa di concreto per la comunità sia comunque un qualcosa che ci fa crescere ci, ci, ci migliora tutti ecco, quindi mh, essendo fiduciosi che il covid piano piano ci abbandonerà certo. non totalmente ma migliorerà insomma le nostre abitudini le nostre modalità di vivere le giornate quello che vogliamo fare è proprio ecco, coinvolgere maggiormente tutte le associazioni che ci sono così come tutte le frazioni cioè riscoprire fortemente quel senso di comunità che purtroppo negli ultimi anni si è un po' perso. Certo e tra l'altro eh peggio di così non poteva, cioè ti do una chiave di lettura avendo iniziato col sì. covid può solo sì, migliorare sì, 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 sì. per cui ci si può preparare al meglio la strada per... dovrebbe essere più in discesa ecco passato esatto. questo ci si può preparare al meglio per un ipotetico secondo mandato allora siamo veramente in chiusura aiutami a fare i saluti voglio solo ricordare che naturalmente questa puntata eh, verrà riproposta nelle repliche per cui eh, avremo e avrete possibilità eh, di rivedere ancora per, eh, fino a domenica eh, le puntate di Casa Rossini ma poi sicuramente la proposta programmazione Di Rossini TV prevederà anche delle repliche, lo dico per chi eh, non eh, fosse stato in ascolto dall'inizio perché questa è la puntata che conclude la nostra prima stagione. Per quanto ci riguarda, avevamo tenuto a battesimo credo in dicembre un libro che è questo: Si chiama Ulisse e il Ciclop. Viene presentato live oggi pomeriggio alla libreria di Do alle 18.15. Ci sarò io con eh, l'autore, con Mauri Insen, Per cui, se avete voglia di fare un salto alla libreria di Do all'aperto, tra l'altro. Eh, potete seguire questa, questa presentazione eh, di questo poemetto dialettale eh, con la prefazione di eh, Carlo Pagnini. E per quanto riguarda il resto, naturalmente continueremo a incontrarci e a vederci. Attraverso gli speciali, attraverso tante altre occasioni di Rossini TV, e, e vi diamo un appuntamento eh, largo, aperto a una ripresa autunnale. Simona, sei stata l'ultima ospite dell'ultima puntata della prima stagione. Questo fa eh, di te personaggio di riferimento e sei nei titoli di coda che arriveranno dopo nell'elenco dei 173 ospiti che ci hanno onorato della loro presenza qua. Se è quella che conclude prima dell'appuntamento alla, alla prossima edizione. Grazie ancora. Grazie a te, grazie mille a tutti voi. Grazie a tutti per essere stati con noi e per aver seguito tutte le puntate di eh, Casa Rossini, se lo avete fatto, o comunque tutte quelle che avevate voglia di seguire. E restate naturalmente sempre all'ascolto e in visione dei programmi di Rossini TV, perché come dico sempre ne vedrete delle belle. Grazie a tutti, buona giornata, buon fine settimana.